all'ingresso del dormitorio. Atterraggio perfetto! Ok, proviamoci. Questa cosa comincia a piacermi. Ehi, dammi una mano. Coraggio. Ok, la tengo. Vai. Ok, andiamo. Eccoci arrivati. Benvenuto al dormitorio di Sandisma, il sepolcro di Henry Avery. Cerchiamo la tomba. Ehi, Nathan, guarda qui. Ci sono un paio di sciabole. Come la pergamena della croce. Ma le date, no. Beh, una in meno. E altre 1000 da controllare. Ok. Sciabole incrociate, teschio e ossa incrociate e le date 1659-1699. Se troviamo una lapide con tutte e tre, abbiamo vinto. Bene, ora profaniamo qualche tomba. Ci sto. No, non è la tomba che stiamo cercando. Questa non ha il teschio e le ossa incrociate. Ehi, guarda qui. Tempus edax rerum. Il tempo divora tutto. Certo, solo gente allegra qui dentro. Peccato. Niente spade, non è questa. Oh, le spade corrispondono. Vediamo. No. Date diverse. La data è corretta, ma le spade sono rovesciate. È quella sbagliata. No, niente spade incrociate. Non è lui. Questa non è male. Memento mori. Ricordati che devi morire. Una grande verità. Le spade corrispondono. E anche l'anno. Sam, vieni. L'hai trovato? Guarda, Benjamin Bridgman. Lo pseudonimo di Avery. Eppure il teschio ha qualcosa di strano. Sembra estraneo alla lapide. Già, ma soprattutto questo non è il sigillo di Avery. Vero, il teschio dovrebbe essere... Di profilo. Che cos'è? Allora, te la senti? È da parecchio che sono pronto. Ah, guarda. Vediamo che abbiamo qui. È una cripta. Non
cripta nascosta dietro una porta segreta. Immagino che la porta sia stata aggiunta dopo. Per nascondere il bottino. È stato scritto da uno dei monaci. Oh, la banda al completo. Gesù, Disma a sinistra. Il ladro pentito. Gesta sulla destra. Il ladro cattivo. Avery aveva un debole per San Disma, eh? Avery si considerava un ladro gentiluomo. Saccheggiava e ammazzava solo i pagani non britannici. All'epoca era una condotta da gentiluomini. Che gentiluomo? Ah, una specie di lanterna. Ehi, ciminiera! Qui serve il tuo accendino. Ehi, rispetta i miei vizi. Dovresti rispettare i tuoi polmoni. Grazie, padre Duffy. Beh, niente male. Luce arriva dall'altra parte della parete. Guarda, c'è qualcosa alla base delle statue. Bene, diamo un'occhiata. Ehi, guarda un po'. Questa sembra a posto. Wow, collega i puntini. Così va bene. Grande, ce l'hai fatta! Ok, vediamo che succede. Apriti, Cesare. Tesoro sbagliato. Che palle. Bel panorama, ma nessun tesoro. No, ma... le vedi quelle croci? Sì. Ehi, ma è una caverna, lì sotto. Sì, penso che Avery ci stia indicando la strada. C'è solo un problema. Andando di qua, torniamo verso la cattedrale. E torniamo da Rafe. Merda. Beh, non facciamolo aspettare. Bene, perché è proprio lì che dobbiamo andare. Forza, ti faccio strada. Notizie della squadra di riconoscimento. Niente. Pensi che abbiamo ospiti? Magari. Potrebbe
tempesta interferisce con le radio, sono fuori uso. Se non ci contattano a breve, andrò a controllare. Oh! È incredibile che sia vivo. Sembra che lei lo abbia lanciato da una finestra del quarto piano. Forse ho visto qualcosa. Lì! Attento, Bruce. Ehi, sono qui! Thank you.
un uomo a terra! Sappiamo che sei qui! Esci, forza! Sam. Sì. Vai. Speravo di trovare il tesoro là dentro, ma sarebbe stato facile. Troppo, vero? È sempre così. Poi c'era quella cosa delle costellazioni. Sì, magnifica. Sotto la croce in alto. È lì che Avery ci vuole portare. Beh, se è da riordine, noi obbediamo. Ragazzo, com'è la situazione? Ehi, Sally. Stiamo andando bene, ma il tesoro è più vicino alla cattedrale di quanto pensassi. Accidenti. Cosa vuoi che faccia? Beh, tieni in caldo i motori. Presto saremo di ritorno. D'accordo. Aggiornami. Contaci. Sento. Inizio a sentirmi a disagio. Proprio tu dovresti essere il primo ad apprezzare questa calma. Nessuno vuole un altro caso Port Moresby. Evita di parlarne, visto che non c'eri. La gente denuncia massacri inesistenti solo per fare scalpore. Non vogliamo quel tipo di pubblicità. Non ci serve la concorrenza di altre compagnie rivali. Sai che c'è... Lasciamo perdere. Ne parlavi tu. Ho detto lascia perdere. Come vuoi. Penso che non ci lasceranno mai in pace. E avvicinandoci alla cattedrale ne incontreremo sempre di più. Nathan, ho trovato una scala. Ok, arrivo. Andiamo, forza. Ti aiuto a salire. Ok. Accidenti. Non riesco a prenderti. Sì, aspetta. D'accordo. Vediamo cosa c'è in quella struttura di legno. Ho trovato qualcosa! Ecco, fatto! Quanto pesa! Cosa stai cercando di fare? Voglio aiutarti! A salire. Reggerà persino il tuo peso. Ah, grazie. L'hanno costruita i monaci? È impossibile. Sembra un sistema di carrucole. Per sollevare tesori a volontà. Per sollevare qualcosa. Come ho fatto a non pensarci? Era destino che lo trovassimo insieme.
Romanticone. Ehi, qui c'è un appiglio. Sto arrivando. Oh, sto congelando. Di qua.